Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Buongiorno amici, un altro appuntamento con Cartomanti Europei, un altro appuntamento con le stelle di Azus per aprire questa settimana. Buon lunedì a tutti quanti voi, alle persone che ci vedono in diretta, alle persone che ci guardano in replica, alle persone che ci guardano su internet o sul canale televisivo. Insomma, buon lunedì a tutti quanti voi. Adesso raccontiamo l'oroscopo di questo lunedì 21, dedicato appunto al racconto del nostro amico Azus, astrologo di riferimento ai cartomanti europei. Ciao Pasquale. Benvenuto Azus, partiamo dall'Ariete. Sì, un saluto ai nostri telespettatori. Allora, amici dell'Ariete, si riparte. Parte una nuova settimana e parte subito con grossi impegni da un punto di vista professionale, perché il lavoro ad essere protagonista in questa giornata. Ci sono delle cose che voi avete in mente di fare che richiedono anche coraggio, intraprendenza e spirito di sacrificio. Ce lo dice questa luna, è una luna che transita nel segno della Vergine in aspetto di quadratura con il Sole. Siamo nella fase di ultimo quarto, quindi è arrivato il momento di fare delle cose che non potete più rimandare. Questo potrebbe costarvi anche qualche sacrificio in più, e certamente potrebbe anche significare del tempo in più da dedicare al lavoro. Andiamo al segno del Toro. Per voi invece questa è una bellissima luna che ci parla soprattutto di rapporti sentimentali, comunque, che sono entrati un po' in crisi con questo Marte nel segno dell'Acquario. È un Marte che semina zizzania, che porta un po' di discussioni nei rapporti di coppia vecchi e nuovi. Quindi nel matrimonio c'è un rapporto con il partner che è iniziato a diventare un po' spigoloso, però grazie a questa luna ritrovate un'armonia, ecco, riuscite anche a mettere da parte e ad archiviare una crisi che si protraeva ormai da qualche giorno. Andiamo al segno dei Gemelli, una luna difficile, quella che transita nel segno della Vergine. In casa dovete prendere un po' in mano la situazione. Che cosa significa? Che non potete più rimandare quello che c'è da fare in ogni casa che si rispetti. Magari il weekend l'avete vissuto in maniera spensierata, siete stati spesso fuori, e adesso invece bisogna riordinare un pochettino le pareti domestiche, e dovrete farlo anche magari togliendo spazio al vostro tempo libero, e questo chiaramente non vi farà per niente piacere. Andiamo al segno del Cancro, una luna interessante, una luna all'ultimo quarto in un settore che per voi ha a che fare con la comunicazione, quindi i rapporti con i vostri amici, con i vostri colleghi di lavoro. È una luna ideale per prendere degli accordi, questa, amici del Cancro, quindi approfittatene, no? Per mettere nero su bianco, anche perché in quel settore del cielo una luna che ci parla anche di firme da apporre, quindi per un accordo definitivo questa è una luna davvero ideale. Bene amici, www.cartomantieuropei.com è il sito internet che vi dà la possibilità di entrare in contatto, e anche in maniera piuttosto approfondita, con Cartomanti Europei. Un esempio su tutti: questo sito internet è strettamente collegato con il centralino di Cartomanti Europei, anzi più che centralino chiamerei cervellone, perché è un armadio intero praticamente, che vi mette in contatto con il vostro cartomante o la vostra cartomante preferita, vi dice se in quel momento è occupata o disponibile a ricevere la vostra telefonata, per esempio. Quindi questa è solo una delle piccole cose che si può fare attraverso il www.cartomantieuropei.com. Ma se non potete navigare, non c'è pericolo, non c'è problema. Telefonate i numeri che vedete in sovraimpressione, parlate con i ragazzi del centralino e sapranno loro indirizzarvi già dalle vostre prime parole. Altri quattro segni per l'oroscopo di questo lunedì: Vergine, Bilancia e Scorpione. Ma subito Leone. Sì, subito il segno del Leone. Leone che vorrà pagare soprattutto i propri sensi in questa giornata, quindi avremo un Leone particolarmente anche goloso in questo giorno. Non vi farete mancare nulla, e fate bene, perché ve lo potete permettere. Una luna che parla comunque anche di lavoro e di soddisfazioni che possono arrivare sul lavoro. È la giornata, ad esempio, in cui finalmente avrete chiara
una situazione o un programma per i prossimi giorni in cui vi capiterà anche di prendere qualche accordo importante. Per la Vergine è una luna che parla soprattutto di emozioni, perché la luna di solito ha a che fare con la nostra sfera sentimentale, emotiva, e quindi magari non è il giorno giusto questo per prendere delle iniziative sul lavoro. Perché? Perché sarete condizionati proprio dai vostri stati d'animo. Invece ci vuole razionalità, soprattutto quando si parla di denaro. Allora cercate di dedicarvi soprattutto al partner e cercate di organizzare una serata intima, intensa, passionale con la persona che amate. Per la Bilancia, beh, amici bilancini, le paure che voi avete in questo periodo verranno un pochettino accentuate da questa luna in transito nel segno della Vergine. Di che paure stiamo parlando? Beh, le paure hanno a che fare soprattutto con i sentimenti a causa di questa Venere in Capricorno. Una Venere che vi fa sentire insicuri dei sentimenti che provate voi, ma anche di quelli che il partner oppure quella persona, no, che vi fa battere il cuore prova nei vostri confronti. Allora ecco che questa luna vi rende un po' così, non solo indecisi ma anche un po' appesi, nel senso che non sapete bene da che parte andare. Andiamo al segno dello Scorpione, una luna tutto sommato bella, interessante. È una luna questa che vi riempie anche di voglia di fare, perché è una luna in aspetto con il sole nel vostro segno. Giornata ideale per prendere delle iniziative, soprattutto sul lavoro, e poi una giornata che chiaramente ci parla anche di amore, di sentimento. Può arrivare quella telefonata che stavate aspettando, o quella risposta che stavate aspettando. Bene amici, ricordate la possibilità di guardare attraverso il nostro sito internet oppure sul canale YouTube dedicato a cartomanti europei le puntate speciali che conduciamo insieme ad Azus, insieme a Monia, alla direttrice dei cartomanti europei, quando ospitiamo un VIP che arriva dal mondo della televisione, dello spettacolo, del teatro. In questi giorni c'è in circolazione la puntata realizzata con Milena Miconi. Tra pochi giorni uscirà quella che realizzeremo con la grande Sandra Milo, un vero e proprio monumento all'arte dello spettacolo, che è venuta a far visita qui a Cartomanti Europei. Lo vedrete a breve, nei prossimi giorni, perché era l'oroscopo di dicembre, no? Quindi certo, lo vedrete nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, su www.cartomantieuropei.com, su questo canale televisivo e sul canale YouTube di Cartomanti Europei. Gli ultimi quattro segni per oggi. Sì, ripartiamo dal segno del Sagittario. Beh, è una giornata in cui il lavoro avrà la sua importanza, sai, il classico giorno in cui può arrivare il collega e dice ti cerca il capo, ti vuole il capo, quindi sei chiamato al rapporto. Però può essere anche un momento molto costruttivo e molto positivo in cui possono scaturire delle cose assolutamente importanti per voi, per la vostra posizione. E poi l'amore, che non va mai trascurato in questo momento, è un amore che ha bisogno di grande impegno da parte vostra. Andiamo al segno del Capricorno. È una luna estremamente piacevole questa che transita nel segno della Vergine. Quello è un settore che ha a che fare, è vero, con il lontano, con i viaggi, ma anche con le esperienze. Ecco che ci possono essere delle esperienze costruttive, imparerete qualcosa in questa giornata, magari anche da un consiglio che vi viene dato, da un'indicazione che vi viene data e di cui voi dovrete fare tesoro. D'accordo, andiamo al segno dell'Acquario. Vi liberate di questa opposizione lunare che vi rendeva particolarmente volubili nei giorni scorsi, no? Quindi cambiavate facilmente anche umore e soprattutto avevate sempre qualcosa da ridire. In questa giornata sarete più riflessivi e quindi capaci anche di gestire al meglio tutto ciò che c'è da fare, sia sul lavoro sia in famiglia, e il rapporto con il partner può diventare anche passionale. Andiamo e chiudiamo con il segno dei Pesci, una luna opposta. È una luna che chiaramente vi destabilizza da un punto di vista emotivo. Ecco che avrete bisogno proprio di sentirvi rincuorati, incoraggiati dalla persona che vi ama. E anche sul posto di lavoro questa è una giornata che potrebbe crearvi qualche piccolo imbarazzo, a meno che non parliamo di una nuova collaborazione che può nascere, oppure di un lavoro di equip, perché il lavoro fatto
e con la collaborazione di altre persone può dare dei risultati clamorosi, addirittura si può arrivare alla conclusione di un progetto importante. Amici, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti quanti voi. Noi ci ritroviamo domani, un altro appuntamento insieme a Cartomanti Europei con le stelle di Azus, ovvero il racconto del vostro oroscopo quotidiano. www.cartomantieuropei.com